Siamo con il presidente del Pisa, Corrado, una bella iniziativa per la solidarietà. Pisa ha accettato e ha risposto anche bene, tanto pubblico qui a Livorno, veramente le due città unite per uno scopo giusto. Mi spiace che si possa essere vista questa unione tra le due città vicine, due città che hanno rappresentato tanto e spero rappresenteranno ancora tanto per il calcio italiano. E si sono unite per una disgrazia, è un peccato che sia successa la disgrazia e io dico sempre che da queste tragedie dobbiamo raccogliere la parte positiva che noi dobbiamo portare con grande calore e dimostrare che anche se c'è rivalità sportiva si deve essere uniti quando ci sono situazioni di questo genere e lo sport deve unire e non dividere. Purtroppo le persone che soffrono, che hanno sofferto e che hanno subito questa immane disgrazia non potranno recuperare i propri parenti, però noi quel poco che potevamo fare lo abbiamo fatto. Una battuta al volo sull'attuale campionato, Pisa-Livorno si affronteranno il 26 di novembre, quindi manca poco più di un mese. Sicuramente saranno protagoniste fino alla fine tutte e due le squadre. Credo di sì, era nelle previsioni che Livorno, Pisa, Alessandria, Siena, forse sta mancando all'appello l'Alessandria, ma io sono convinto che in un campionato così lungo, così difficoltoso, dove poi i giochi veri si fanno nel girone di ritorno, anche l'Alessandria ritornerà a dire la sua. Il Livorno è partito certamente meglio di noi nelle prime due partite, noi abbiamo scontato forse una disabitudine alla categoria che il Livorno aveva provato lo scorso anno. Credo che la rosa del Pisa debba essere competitiva fino alla fine, noi ci proveremo, anzi io spererei, sarei molto felice che in Serie B potessero salire sia il Livorno che il Pisa, lo spazio c'è per tutti e due, per cui sarebbe una bella gioia fare un derby amichevole alla fine per festeggiare la promozione della Serie B. Senta, gliel'avranno raccontato forse, ma Anconetani, Romeo, sognava di fare il Pisorno, Pisa-Livorno, nel suo pensiero magari un giorno? Detto, ma guardi, è chiaro che due città così vicine potrebbero unire le forze per fare un... però il bello del calcio è questa rivalità che c'è tra paesi anche vicini, per cui io credo che è bene mantenere questa rivalità, gestirla al meglio e non perdere l'opportunità di avere due derby meravigliosi una volta all'anno.